A Firenze nasce la Scuola di Cantautorato Toscana. Il corso, ospitato nella sede di Media Lab, partirà a novembre. Presentato il volume Bambine Negate, che tratta il doloroso tema della violenza di genere dal punto di vista delle bambine abusate nel mondo. Presentata la 51esima edizione della mostra Mercato dedicata al tartufo bianco di San Miniato, che per 3 fine settimana renderà protagonista il comune toscano. Nasce a Firenze la scuola di cantautorato. Nasce a Firenze la nuova scuola di cantautorato toscana. Il corso, presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, inizierà a novembre e sarà ospitato nella sede del Media Lab. La conclusione a giugno, con la messa in scena di uno spettacolo insieme a tutti i partecipanti. Una buona notizia per la presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, Cristina Giachi. Ne abbiamo molte esperienze attive sul cantautorato, ma una scuola, un centro di formazione è una novità ed è assolutamente una buona notizia. Io credo che noi dobbiamo sempre di più rendere consapevoli i nostri cittadini che la cultura non è un ambito ricreativo in cui qualcuno, così per passare il tempo, fa delle cose belle che poi di cui altri possono godere. È un settore che richiede molta formazione professionale, preparazione, e che è un settore nel quale si lavora, si crea lavoro, opportunità anche di creare prodotti che poi ricadono sulla cittadinanza, non soltanto perché vengono fruiti e adoperati e quindi creano circolazione economica, ma anche perché fanno aumentare il senso di appartenenza a un luogo, sono prodotti che fanno stare meglio, dove c'è più musica si sta meglio, anche di salute, secondo gli ultimi studi dell'OMS e a cui stiamo lavorando con gli stati generali della cultura in Toscana. A raccontare com'è nata questa avventura Riccardo Azzurri, cantautore fiorentino. Un progetto che avevo nella mente da tanti anni. Ho sposato la Media Lab di Fulvio Vasarri e Silvia Papucci come promotrice, diciamo così, di questo progetto. È un qualcosa che, ripeto, albergava molto dentro di me. Perché? Perché il mio intento è quello di poter cercare dei talenti. L'intento della Scuola di Cantautorato Fiorentino non ha intenzione di forgiare nessuno ha voglia di imprimere un imprinting alle persone che si presenteranno. Solo il nostro scopo è quello di cercare una gemma dentro qualcuno che possa avere appunto il talento e un carisma nello scrivere. Ma tutto questo non si risolve in queste parole che dico, anche perché magari ci saranno tante persone che hanno scritto qualcosa e l'hanno messo dentro un cassetto e non sanno magari come musicarlo. E noi ci mettiamo in gioco cercando di trovare un qualcosa di importante. A Firenze non è mai stata fatta, in Toscana non esiste, quindi io penso che questo nostro progetto possa avere un cammino lungo, perché non è una cosa che si risolverà in un mese, in 2 mesi, in 3 mesi, ma sicuramente qualcosa succederà, me lo auguro. Con Riccardo Azzurri a spiegare il progetto Fulvio Vasarri, cantautore e presidente dell'associazione culturale Media Lab. La scuola di cantautorato è appunto una nuova forma appunto di coinvolgere persone che hanno talento e dargli una guida diciamo di preparazione tecnica e soprattutto guidarli appunto in una formazione proprio artistica, visto che appunto l'associazione culturale Media Lab è da 23 anni sul territorio come scuola di musica. E quindi abbiamo deciso, insieme ad altri personaggi molto importanti, di creare finalmente un qualcosa che fosse, e spero si possa dire, che inizia una scuola fiorentina del cantautorato, che effettivamente non c'è mai stata. Ho appoggiato ben lietamente il progetto di Riccardo Azzurri e Fulvio Vasarri della scuola di cantautorato. Noi, come associazione culturale presente sul territorio fiorentino ormai da 10 anni, aiutiamo sempre i ragazzi, i giovani talenti e non solo, anche chiunque voglia ovviamente mettersi in gioco in qualsiasi tipo di attività, in questo caso il canto, dare una mano a livello proprio di promozione e cercare poi un indomani, se riusciamo a trovare proprio la persona adatta, ad aprirgli la strada per avere anche un progetto lavorativo, che mi sembra poi una cosa importante. Lo facciamo ormai da tempo, abbiamo anche altre situazioni che in questo momento stiamo lavorando proprio su quello, e il progetto cantautorato sinceramente ci piace veramente tanto e molto, e ringrazio Riccardo e ringrazio Fulvio di averci coinvolto in questa situazione.
A mandare i suoi auguri per la nascita della nuova scuola è stato uno dei cantautori più popolari della musica italiana degli anni 60, Don Bachi, che ha definito l'iniziativa encomiabile, offrendosi in futuro per una possibile collaborazione. Un libro contro la violenza di genere. Se si cambia la cultura, si cambia anche il destino delle donne. È questo uno dei messaggi più potenti che Marina Pratici, Jacqueline Monica Maggi e Anna Massi hanno lanciato dal Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, in occasione della presentazione del loro libro Bambine Negate. Il volume, che tratta il doloroso tema della violenza di genere dal punto di vista delle bambine abusate nel mondo, ha già riscosso enorme successo, potendo già contare diverse ristampe. Presto sarà tradotto anche in inglese e spagnolo, e a stretto giro arriverà anche l'edizione in lingua tedesca, a testimonianza di quanto sia importante e necessaria la divulgazione di questa opera. Il Consiglio regionale apre spesso le sue porte a riflessioni di carattere etico-sociale importanti, e lo fa anche attraverso la presentazione di libri. Il libro Bambine Negate, scritto a più mani da persone altamente qualificate, va proprio in questa direzione: portare all'attenzione sì del Consiglio, ma in realtà di tutta la comunità toscana, proprio perché la presentazione si tiene qui nelle sedi del Consiglio, un tema così forte, così importante come quello della violenza di genere collegato all'infanzia, trattato in tutte le sue diverse sfumature. Il libro, ha spiegato la saggista e attivista Marina Pratici, nasce da un incontro, da un congresso sulla violenza di genere, con una specifica importante: l'abuso nell'infanzia, che talora viene praticata e subita senza che si colga come tale. Nasce da un incontro, nasce da un congresso, possiamo dire, per semplificare, che l'opera raccoglie gli atti di questo congresso, un congresso in tema della violenza di genere, va da sé, con una specifica importante, a parer mio di significanza prima, che è quella della violenza di genere nell'infanzia, che talora viene praticata e quindi viene subita chiaramente senza che si colga come tale. E c'è un chiaro riferimento anche ai concorsi di Baby Miss, che è un tema assolutamente insensatamente poco esplorato, perché è una forte predazione del diritto a essere una bambina. Quindi già vai a predare il diritto in età adulta, perché se a 5-6 anni vai a mandare il messaggio a una bambina piccola davvero che è vincente solo se è magra, solo se è bella, ecco, dunque noi abbiamo già negato il pieno sviluppo completo di una personalità femminile adulta. Anna Massi, psicologa, psicoterapeuta, ha parlato di trauma relazionale cumulativo che ha effetti devastanti su bambine e bambini cui vengono negati i bisogni primari. Quando noi ci troviamo di fronte a questi pazienti che da bambini hanno subito, soprattutto a pazienti donne che da bambine hanno subito queste forme di violenza devastanti, è come se avessimo di fronte delle persone che per salvarsi hanno dovuto in qualche modo frantumarsi. Ci saranno parti di loro che funzionano e parti di loro invece che rimarranno nell'ombra, ma che la notte si presenteranno sotto forma di flashback, sotto forma di terrore. E quindi è proprio come se camminassero con una palla al piede di piombo, come se la vita fosse molto, molto faticosa. Jacqueline Monica Maggi, giudice del Tribunale di Pistoia e presidente onoraria dell'Associazione Anna Maria Marino, cui saranno devoluti gli incassi del volume, ha spiegato che sulle diverse forme di violenza c'è molta sensibilità oggi. Adesso si è acuita la sensibilità verso le violenze, quindi stanno aumentando tantissimo le denunce, ma non perché prima non ci fosse la violenza, perché non c'era la sensibilità, le donne non si rendevano conto di essere maltrattate. Ora invece anche quello che passa tutti i giorni per i tribunali, si intendono maltrattamenti anche le umiliazioni, la mancanza di fiducia, cioè tutto ciò che la stessa Convenzione di Istanbul ha inserito come maltrattamenti, ma ora lo sentono anche le donne stesse e lo denunciano. Novembre è il mese del tartufo di San Miniato. Il tartufo bianco, eccellenza del territorio di San Miniato in provincia di Pisa, è il grande protagonista della 51esima edizione della Mostra Mercato, che per tre fine settimana, il 12 e il 13, il 19 e il 20 e il 26 e il 27 novembre, animerà il comune toscano, trasformandolo nella capitale del tartufo in Italia. Il tema scelto quest'anno è la sostenibilità ambientale. L'ecosistema del territorio regala un vero e proprio re della tavola che cresce solo in un ambiente sano, e per questo lo slogan scelto dagli organizzatori per questa edizione è Truffle for Future, tartufo per il futuro.
L'anno scorso la mostra è declinata al femminile, quest'anno è un tema importante ovviamente che è la sostenibilità ambientale, tant'è vero che faranno parte importante, sostanziale della mostra anche diverse conferenze e anche un bel convegno che anticipa la mostra proprio sulla sostenibilità ambientale, che avrà al centro il Tartufo, che da dicembre dell'anno scorso è stato riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità, e anche perché vogliamo, e questo lo dico con molta convinzione, vogliamo proporre Samminiato come capitale toscana del Tartufo, non tanto e non solo perché il Tartufo Bianco di Samminiato è ottimo, è speciale, ma anche perché a Samminiato si comincia a lavorare con congressi, studi, proprio per fare sì che il nostro Tartufo sia conosciuto e che abbia il ruolo che secondo me merita. Parlare di Tartufo e di sostenibilità ambientale in un contesto in cui il concetto di transizione ecologica attraversa in maniera trasversalmente tutti gli ambiti dell'attività umana credo che sia centratissimo, e il Tartufo, come dicevo, è testimone, è emblema di un territorio pulito, integro e incontaminato, sul quale la politica ha la responsabilità di lavorare affinché questo territorio mantenga queste caratteristiche. Che la tutela dei prodotti toscani sono per noi un punto focale senza distinzioni tra maggioranza e opposizione. Un territorio, quello di Samminiato, che conosco perché vengo comunque dall'area pisana, un territorio che ho frequentato come cliente nella mostra del Tartufo, è anche un'emozione per me ora partecipare da consigliere regionale e cercare di battersi per la tutela di prodotti che veramente fanno un'eccellenza importante per la nostra Toscana. Non può esserci tartufo di qualità se non abbiamo un ambiente sano, e allora è necessario investire sulla sostenibilità ambientale, costruire le condizioni perché quei luoghi siano sempre luoghi più sostenibili. Tutto questo è possibile sicuramente grazie al nostro impegno, ma soprattutto a quello dei tartufai che mantengono vivo l'ecosistema e che permettono di far conoscere al mondo una delle nostre prelibatezze che porta Samminiato nella cima del mondo e che permette in quei giorni di farla capitale del tartufo toscano e nazionale. Il presidente della giunta regionale Eugenio Giani ha ringraziato il presidente Mazzeo per come sta portando avanti la promozione del tartufo e ha aggiunto che la mostra mercato è ormai un punto di riferimento per tutta la Toscana ed è la manifestazione principe in Italia. Ci sono almeno 40 feste del tartufo in Toscana e Samminiato naturalmente è stata un po' la prima, e contemporaneamente anche per le esportazioni attraverso le trasformazioni che le aziende riescono a fare si propone come riferimento del tartufo. In un anno importante per Samminiato perché sono i 400 anni dal motu proprio che la definì città, e i medici quando definirono Samminiato città e capoluogo di una diocesi hanno offerto un titolo che rende questa realtà dalla cui rocca di Federico II di Svevia si vede tutta la Toscana, almeno un lembo delle 10 province della Toscana si riescono a vedere, sarà teatro dell'appuntamento con il Tartufo sicuramente più significativo e importante che in Toscana possiamo vivere nel mese di novembre. Per il sindaco di Samminiato Simone Giglioli questo è l'appuntamento più atteso dell'anno, che finalmente potrà tornare dopo gli anni della pandemia alla sua formula originale. 51esima edizione, l'anno scorso senza non pochi problemi siamo riusciti a farla con tutte le varie restrizioni, Green Pass e via dicendo. Quest'anno un'edizione tranquilla, se Dio vuole, si torna al vecchio, si torna alla normale organizzazione. Riaffrontiamo tranquillamente i problemi di sempre, tartufo ce n'è poco perché il cambiamento climatico non ci aiuta, quello che c'è è buono, però la mostra mercato poi non è solo tartufo, è anche una festa di tutto un territorio, di tutto un paese, un territorio che vive di questo prodotto, anche di questo prodotto d'eccellenza. Quindi dal 12 novembre Samminiato si veste nuovamente a festa per la 51esima edizione, una 51esima edizione che è sempre estremamente attesa.